Ma le posso assicurare che la nostra innocenza è totale, e glielo dico perché. Questo non perché voglio per forza giustificarlo. Però è strano che le carte processuali, soprattutto quelle della Suprema Corte di Cassazione, dicano diversamente. E questo è il punto. Allora non so, ha ragione lei o ha ragione la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione? E allora guardi, è inutile parlarne perché tanto la Cassazione, tutto mi piacere che lei sia tranquillo. No. Io non lo sono ancora perché mia figlia ha cambiato il carattere. Aveva 11 anni, quest'anno ne compie. Ne ha 49, perciò provi un po' a immaginare, anche per un genitore, lei si metta nei panni di un genitore, si metta nei panni delle 85 vittime e dei 200 feriti. 86 allora, facciamo così. Per adesso anzi, diciamo 86. 85. Anch'io mi reputo una vittima di questo processo. No, non può. Con tutto il rispetto per tutto il resto. No. Vabbè. Tutti gli altri condannati per questo processo oggi stanno pagando ancora l'onta di questa offesa, perché comunque, le ripeto, non togliamo nulla al nostro passato, però per questa strage non abbiamo nessun tipo di colpevolezza. Questo lo posso giurare su tutto quello che posso avere di buono in questo momento fatto, quindi non si giura mai sui figli, però in questo momento forse per gli italiani è più importante dire che c'è un valore assunto quali sono i figli, quindi questo è importante. Si riferisce a Mambo e Trovato? Certo, tutti quanti quelli oggi condannati. Ah, hai preso l'udienza, scusa.